del poeta il fin la meraviglia, chi non sa far stupir va dalla striglia. Nei versi di Gian Battista Marino è racchiuso un po' lo spirito del barocco. E certo, è più meraviglia di così, una barca che fa irruzione a Piazza di Spagna, una barca che porta l'acqua al popolo romano attraverso il sole. Qui abbiamo il sole che ci bagna e che poi asciuga la sete attraverso questi fiumi d'acqua sparati dalla flotta del pontefice di Urbano VIII, no? Come vediamo dall'emblema a prua della nave con le api, il Papa Barberini, sotto il quale comincia l'avventura del grande Bernini. E oggi infatti parleremo proprio di quest'artista che ha mille sfaccettature. Noi conosciamo Bernini tramite Roma, che è la città eletta da questo scultore, architetto, abbiamo scoperto anche pittore, un artista a tutto tondo. Antonio, io però devo chiederti una curiosità. Questa è una barca che sta sull'acqua, ma che dona acqua, tant'è che noi romani siamo abituati a venire qui e a bere dalla barcaccia. E questo è ancora questo gioco di metafore inverse: dal cannone ci aspettiamo il fuoco, invece esce l'acqua, e da una nave ci aspetteremo che stia semplicemente sull'acqua, invece questa è inondata d'acqua e disseta la nostra sete. Questo è proprio il sentimento, l'amore per la meraviglia che è tipico del barocco. La vita e la storia artistica di Bernini si snodano attraverso i suoi committenti e generalmente le famiglie che commissionavano queste opere erano tutte famiglie appoggiate da dei pontificati importanti. Le committenze di Bernini sono le più importanti. Abbiamo appena visto la fase della sua giovinezza, che si svolge tutta durante il pontificato Barberini di Urbano VIII, e in questo periodo lui fa anche un'altra fontana, Piazza Barberini, la fontana del Tritone, ma di questo periodo sono anche tanti altri capolavori. Per esempio quelli che sono conservati ad oggi nella Galleria Borghese, tra cui quattro sculture che, oltre ad essere meravigliose, hanno fatto un po' la storia del barocco. La Apollo e Daphne, il Ratto di Proserpina, il David, la Fuga da Troia. E poi ce n'è un'altra, almeno, che va menzionata, che è La Verità svelata dal tempo. Con questa scultura non siamo più durante il pontificato Barberini, ma siamo nel pontificato Panfili. Per lui è un momento di crisi, perché Innocenzo X tende ad allontanare gli artisti troppo legati a Barberini, e quindi lui viene messo in disparte, ed ecco perché sceglie questo tema, che è appunto la verità svelata dal tempo. Il tempo gli darà ragione, ma il tempo gli ha dato ragione subito, perché lui poi ha realizzato un bozzetto meraviglioso per la Fontana dei Fiumi e Innocenzo X ha dovuto richiamarlo, e quindi la scultura è rimasta in questa fase, diciamo, di non finito, ed è preziosa per noi perché riusciamo ancora oggi a vedere dei leggerissimi filamenti di pietra tra un dito e l'altro, che sono proprio la traccia di questa fase di lavorazione. Capolavoro idrico e di ingegneria statica, questa fontana meravigliosa, che ci ricorda proprio il Bernini nella sua magnificenza. Il Bernini e il barocco inteso come gioco libero degli elementi. Noi qui abbiamo la mater materia, la pietra base che viene vivificata dall'acqua, che si apre, si divarica alla vita con questo spacco incredibile che è l'origine del mondo, da cui originano i quattro continenti, e per evidenziare l'elemento aria, il vento, si inventa questa palma straordinaria che è scossa dal vento e sbattuta contro la pietra, e al di sopra di essa c'è questo obelisco che è il sole, che è il fuoco, e che è sormontato difatti dalla colomba, che è l'emblema dei Panfili ma anche l'emblema dello Spirito Santo. È una specie di grande battesimo allegorico. La terra anela allo spirito, la terra anela al fuoco. Questa è proprio l'essenza mistica del barocco. Il Bernini con le sue mani sembra che abbia realizzato soltanto il cavallo che è a ridosso della facciata della chiesa. C'è un aneddoto però che ci indica la rivalità storica un po' fra il Bernini e Borromini. Un aneddoto legato ai due fiumi rappresentati nella fontana: il Nilo che si copre il volto e il Rio della Plata che sembra quasi dire con la sua mano che effettivamente
la facciata della chiesa è un po' troppo ingombrante. Naturalmente è una leggenda, perché poi la chiesa fatta dal Borromini, Sant'Agnese in Agone, è posteriore, è successiva. Il Nilo si copre il volto perché non si conoscevano ancora le sorgenti, mentre il Rio della Plata si copre il volto con la mano proprio perché era collocato all'estremo occidente e aveva come il timore di veder scomparire il sole che tramontava all'estremo occidente. Ci sono tantissimi aneddoti su Bernini e su questa fontana. Uno molto interessante ci dice che lui realizzò un bozzetto, diciamo un modello in argento massiccio, e lo diede a Donna Olimpia Manfili, che sul pontefice poteva davvero molto. E secondo me questa ipotesi è credibile, perché qui c'è un'associazione, diciamo anomala, che è il leone e la palma, che guarda caso sono proprio l'emblema di Viterbo, la città natale di Donna Olimpia Manfili, e questo ci fa pensare che fosse come un cenno di intesa tra i due. Fatto sta che da questo momento in poi il Bernini tornerà ad essere il più grande artista di Roma. In pochi sanno che anche Palazzo Montecitorio fu ideato proprio da Bernini. Durante il pontificato dei Panfili, e precisamente per il cardinal nipote, Bernini ha avuto l'occasione di realizzare quello che allora era il palazzo più importante di Roma, tanto che Innocenzo X Panfili impedì il proseguimento dei lavori e determinò uno stop. E ad oggi noi subiamo questa imposizione papale, perché riusciamo a vedere lo spirito del barocco solo nelle punte estreme del palazzo. Tutta la parte centrale, che pure segue la pianta del Bernini, ha un andamento molto più neoclassico. C'è sta una leggenda romana legata a sta vecchia fontana, per cui se ci butti un soldino costringere destino a fatte tornare. Arrivederci Roma, goodbye au revoir. Siamo arrivati all'Accademia di San Luca e sono rimasta esterrefatta da questo portale un po' fiabesco, mi ricorda Alice nel Paese delle Meraviglie. Questo è un capolavoro di Borromini, che fa questo portale, questa scala incredibile, tutto dinamico e poi all'improvviso fermato, pietrificato. In un istante noi abbiamo proprio l'essenza del barocco. Meraviglioso, ma noi non siamo qui per questo. No. Questa immagine mi è familiare. Infatti questo è uno dei bozzetti autografi autentici di Bernini. Noi qui possiamo vedere proprio tutta la sua maestria, la sua creatività, proprio tecnicamente come lavorava la creta, e abbiamo proprio la sensazione, la possibilità di vedere nella manipolazione di quella che poi diventerà la roccia, la pietra della Fontana dei Fiumi, di vedere proprio l'impronta del suo pollice. Ma dalle mani di Bernini sembra venuta fuori anche quest'altra opera. Sì, questo è stato un caso esemplare del metodo attributivo, perché si è partiti da un quadro di cui si sapeva pochissimo, ma di chiare movenze berniniane, che aveva sul retro un codice GB1674, e Claudio Strinati, che è uno dei massimi conoscitori della storia dell'arte e di questo periodo in particolare, lo ha interpretato come Gian Lorenzo Bernini 1674. Poi è andato all'indagine tecnica. Allora, la tecnica, la materia così magra, lo stile che è eminentemente disegnativo e la grande libertà che si prende Bernini di poter fare delle pennellate riconoscibili, delle macchie bianche gettate lì, di non concludere, di non arrivare alla fine del confine corporeo, ecco, tutto questo ci fa credere che finalmente abbiamo messo una casella in più in quel grande enigma per la storia dell'arte attuale, che è il Bernini pittore.
un caso che ci siamo soffermati proprio qui a Piazza della Minerva, con questo elefantino e questo obelisco che è praticamente impiantato sopra l'elefante e che ha una posizione un po' particolare. C'è un aneddoto che ci racconta che Bernini ideò questo elefantino con le terga rivolte ai committenti. Sì, questo è un aneddoto molto noto a Roma ed ha anche qualche ragione, perché in effetti noi abbiamo un bozzetto di un elefante che sorregge un obelisco di Bernini che è molto più arioso, non ha questa gualdrappa lunghissima, l'elefante è più leggiadro in qualche modo. Lui si sentiva offeso perché i frati domenicani avevano dei dubbi sulle sue capacità di gestire i pesi e dopo aver realizzato un capolavoro di ingegneria come la Fontana dei Quattro Fiumi, lui questa cosa non poteva sopportarla, quindi si dice che abbia risposto appunto con questo dispetto. E questi dubbi provenivano proprio dal fatto che fallì in un'opera importante che gli era stata commissionata proprio a San Pietro. Sì, appunto le due torri campanarie che furono già messe in crisi e in dubbio durante il pontificato Barberini, ma che furono proprio abbattute durante il pontificato Panfili, e da quel momento in poi cominciò quel suo breve periodo di insuccesso e di disgrazia. Cantiere in cui poi gli subentrò il suo acerrimo nemico Borromini. Famiglia Chigi, Bernini è all'apice della sua carriera e quindi ha dei progetti grandiosi. Nel frattempo Papa Sisto V aveva disseminato di punti focali questa città e lui pensò bene di creare intorno a questi punti focali, poi simboleggiati da questi obelischi, delle vere e proprie piazze. Bernini a questo punto non si limita più a progettare una fontana o a realizzare una scultura, ma può finalmente operare su scale enormi. Cioè, pensiamo a questa piazza, Piazza del Popolo. Lui ha l'idea di sormontare, di chiudere la porta proprio con l'emblema enorme, grandissimo dei Chigi, il Monte e la Stella, e poi anche l'idea di queste due palazzine gemelle, queste due chiese che serviranno a chiudere il tridente e a dare proprio un impianto scenico, come delle quinte teatrali, e quindi unitarietà veramente grandiosa e barocca a questo progetto.